Vieni da zio. Dammi un bacio, zio. Ti chiami? Maria. E allora io penso che sia doveroso in questo momento ringraziare Comma 3, l'associazione Comma 3, nella persona della carissima Simona, da me conosciuta da tantissimo tempo. È una persona che porto davvero nel cuore, perché è una persona straordinaria, sempre attenta al bisogno degli altri. Una mamma dal cuore grande, dal cuore d'oro. E ringrazio anche a nome della Caritas parrocchiale e di questa comunità parrocchiale il McDonald's, che attraverso Comma 3 fa donazione a questa comunità di alcuni panini, no? Sì. Per le famiglie ucraine che abbiamo ospitato nella nostra comunità ormai da quasi un mese. Abbiamo 9 bambini per un totale di 16 persone accolte, più una famiglia di nigeriani che abbiamo accolto 3 anni fa in questa comunità parrocchiale. Che dire, grazie a voi, grazie soprattutto alla Divina Provvidenza che non ci ha mai abbandonato in questi anni e che in questi giorni si sta facendo sempre di più notare con forza attraverso questi piccoli gesti che il Signore ci dona la grazia di ricevere, e soprattutto a voi dona la forza di compierli. 20 giorni fa all'incirca siamo partiti come delegazione diocesana, insieme a Don Piero Romeo, che è il vicario generale della nostra diocesi, insieme alla dottoressa Veneranda Morelli, insieme alla figlia Rosita Mesiti e due pullman di Federico con 6 autisti. Ci siamo recati presso i confini della Slovacchia, tra Slovacchia e Ucraina, e lì abbiamo prestato i primi soccorsi, diciamo, a queste persone. Abbiamo portato due pullman pieni di viveri, di medicinali, ecco, di beni di prima necessità, e poi ci siamo messi lì con un cartello: Italia, Calabria, Locri. Siamo partiti al 4° giorno di guerra, quando ancora tutte le istituzioni erano un pochino ferme, e di presenti che c'era sul campo: la Chiesa, le varie associazioni caritatevoli come la Caritas, l'Ordine dei Cavalieri di Malta e noi come diocesi, una delle prime diocesi, la seconda diocesi in Italia che è partita per andare in soccorso a questi nostri fratelli. Ora vivono qui da noi, questa comunità, come dicevo prima, ne accoglie 16, 9 bambini, abbiamo dato loro 2 appartamenti, stiamo cercando di inserirli nella nostra realtà parrocchiale. I bambini già li abbiamo mandati a scuola, la seconda settimana di scuola, sembra che iniziano ad integrarsi, e la ricchezza di questo dono ricevuto dal Signore è che questo borgo, che ormai non sentiva più lo scorrazzare dei bambini per i suoi vicoli, da 20 giorni si ritrova con dei bambini di lingua e di nazionalità ucraina che corrono con le loro biciclette e rallegrano le nostre vie. E tra l'altro sono state anche da stimolo per i bambini di questa comunità parrocchiale, in quanto già dalla prima settimana li ho fatti vestire e gli faccio fare i chirichetti, e quindi anche i ragazzi delle altre due comunità parrocchiali, Vennerello e Salvi, iniziano a riscoprire la bellezza del servire all'altare. Ebbene, siamo qui a Siderio Superiore con grande gioia nel cuore, con Padre Giuseppe, che oggi veramente questa sua testimonianza ci commuove, no? Perché dico, grandi opere stanno facendo veramente questa comunità. Quindi io personalmente lo ringrazio per tutto quello che fa per queste famiglie, per questo lungo viaggio, a lui e a tutte le persone che l'hanno accompagnato, e quindi come stanno assistendo e portando avanti questa grande missione. Allora, noi abbiamo deciso di venire a donare qualche minuto di spensieratezza a queste famiglie, e quindi grazie al MEC per questa donazione che ha voluto organizzare con Comma 3 e con altre associazioni, e quindi dedicare qualche attimo a queste famiglie. Dico grazie al MEC, dico grazie a Padre Giuseppe per tutto quello che stanno facendo. Speriamo di poter crescere ancora nella carità e nell'amore verso gli altri.